Mister Campolo, partiamo dai lati positivi. Passaggio del turno, vittoria e rigori. Sulla gara magari non è tanto contento perché in quella mezz'ora, specialmente quando eravate volume in più, non l'avete approfittato. Però si cresce anche quando si sbaglia, quando ci sono partite non propriamente positive. Hai detto tutto te perfettamente. Allora, sto un po' rammaricato, come dicevo ai suoi colleghi, che abbiamo fatto qualche passo indietro rispetto alla buona gara fatta in quel di Anzachena. Per cui devo rivedere alcune cose, ho voluto sperimentare anche comunque con 3-4 giocatori anche fuori ruolo per valutare alcuni aspetti. Qualcosa va rivista logicamente, ma sto arrabbiato perché noi stiamo cercando, essendo un gruppo completamente nuovo, di creare una mentalità, e per creare mentalità c'è bisogno di dare continuità a quanto di buono fatto fino adesso. Per cui fare un passo, due passi indietro è qualcosa che non mi piace. È chiaro che venire a giocare di mercoledì su un campo anche difficile, sinceramente, con dei ragazzi ben imbottiti, la loro squadra comunque molto organizzata, c'è da rivedere qualcosa, c'è da lavorare, ci rimbocchiamo le maniche, però bisogna comprendere subito che questo è un campionato complesso, complicato, per cui c'è da lavorare sodo e capire l'importanza della continuità nel lavoro e domenicale. Cosa è che è mancato? Perché sui movimenti c'eravate, si vede che state provando, state lavorando, è mancata la precisione, il fondo non vi agevola, anche perché poi passate dal sintetico all'erba naturale non è facile. Io tendo a non mettere mai alibi, è chiaro il campo non era il top sinceramente, ma non è quello il problema, dobbiamo ancora essere più bravi nell'interpretare alcune fasi della gara, alcuni movimenti avversari, perché noi giochiamo molto sui movimenti avversari, in base a quello cerchiamo di determinare il gioco nostro come possesso palla, andando spesso in ampiezza. Se non comprendiamo quello sta a monte l'errore, per cui dovrò lavorare di più, mi assumo sempre io comunque tutte le responsabilità di un gioco migliore, perché ad Arzachena abbiamo fatto delle belle cose, ripeto, oggi molto meno. Sono stato contento che abbiamo sofferto fino alla fine e siamo stati bravi anche a vincere calci di rigore, che non è mai semplice, per cui è un bravo ragazzi, ma anche una piccola tiratina d'orecchie serve, perché c'è da lavorare, c'è da crescere, c'è da migliorare tanto l'aspetto mentale. Anche perché c'è poco tempo anche per pavoneggiarsi, tra virgolette, del passaggio del turno, si pensa già al campionato. Giocate in casa, anche se siete il Bono, non alla Nusei, c'è la Torres, una squadra costruita per vincere, ma quando ci si salva i punti si fanno contro chiunque. È normale, affronteremo una squadra molto forte, molto, molto quadrata, che punterà a vincere questo campionato, cioè con un allenatore che conosciamo bene quanto è bravo, quanto le farà bene le partite, per cui si andrà da battagliare, ma non è che andremo a giocare contro la Torres impauriti. È chiaro, il massimo rispetto sempre, ma consapevolezza anche dei nostri mezzi, con tanta tigna calcistica ovviamente cercheremo di dare del filo da torcere a loro. Poi alla fine del tempo prenderemo i frutti di quello che, insomma, che è accaduto in campo. Mister, sempre più convinto della scelta dopo un mese e mezzo di lavoro? È chiaro che una squadra di Serie D chiama un tecnico e che il tecnico risponde, però come dire, la Sardegna offre delle asprezze che magari in altri posti non si trovano. Assolutamente no, qui una società da Serie A, perché è veramente molto organizzata, ti fa lavorare in maniera serena, tranquilla, ho un gruppo di ragazzi giovani che hanno voglia di migliorarsi, c'è da migliorare alcune cose, ma con la società veramente qui non puoi che lamentarti, è perfetta, quindi sarà a me adesso dimostrare il valore o meno per certe cose, quindi per cui sono stracontento di stare qui in Sardegna e di girare l'isola, perché comunque anche in Coppa, certo, venendo anche qui a Carbone, per cui è molto bello. Un breve tratto su questo girone G, si ritorna nel girone G, come lo sta trovando, almeno sulla carta per quello che si può leggere? È molto complicato, è molto impegnativo, con 7-8 squadre veramente molto ostiche che potranno puntare a dire la loro per la vittoria finale, tante altre saranno lì a rompere le scatole, passatemi il termine, per cercare di rovinare la festa altrui. È normale, è difficile, è un campionato tosto, con le campane, quest'anno speriamo tutti che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, certo, un po' ovunque, perché poi il calcio è bello quando stiamo a contatto con le persone anche, sia che ti insultano sia che ti elogiano e quant'altro, per cui è molto bello, sarà un campionato veramente bello, difficile, e quindi ci sarà importante, sarà molto avere grande mentalità e grande determinazione. E voi aspettate di rientrare a casa, no? Il campo procede, i lavori celermente? È quasi pronto, pare sia quasi pronto, per cui siamo tutti frenetici di ritornare all'Icius, per noi, per la gente, per la società e quant'altro. Il paese è veramente è tutto uno con la squadra, quindi per cui questa è una cosa molto bella e aspettiamo anche noi frenetici di ritornarci. Grazie mister, complimenti per il passaggio del turno, in bocca al lupo. Buona serata, arrivederci.